Sì, pronto. Partiamo. 3, 2, 1. Allora, buongiorno a tutti, grazie per essere qui, ringraziamo anche i giornalisti per essere qui con noi questa mattina. Io sono Alessandro Lippo, sono per il momento referente regionale per il Popolo della Famiglia e siamo qui con Mirko De Carlo, il nostro dirigente nazionale, per presentare anche i capilista della Camera e del Senato. Noi del Popolo della Famiglia, perché abbiamo scelto il Popolo della Famiglia? Noi famiglie e noi semplici cittadini. Potevamo partecipare alle 15.000 candidature delle primarie del Movimento 5 Stelle, oppure potevamo aderire ai partiti. Perché abbiamo detto di no? Perché innanzitutto riteniamo che l'onestà non basti per poter entrare in quelli che sono dei servizi istituzionali politici, ma serve anche la competenza. E per quanto riguarda invece il discorso dei partiti, abbiamo visto un tradimento perpetuo degli ultimi 30 anni da quando è caduta la prima Repubblica. Io ho un articolo qui, proprio da Vestro del Carlino, di quasi 20 anni fa, del 2000, dove parlavano, centrodestra, difendiamo i poveri e le famiglie. No alle maxi pensioni, alle pensioni d'oro. Sono passati 20 anni e i problemi si sono maggiormente aggravati, privilegi altrettanto e burocrazia uguale. Quindi abbiamo visto che non c'è stato nessun miglioramento in tutti questi anni con la vecchia classe politica, abbiamo deciso di scendere in campo dopo il Family Day e quindi di riapproparci di quella che è il nostro assetto amministrativo di cittadini e di famiglie. Quindi adesso qui presenterò, abbiamo Mirko De Carlo, dirigente nazionale, abbiamo Ombretta, candidata capolista alla Camera per Marche Sud, abbiamo il professor Mazzotta Giovanni, candidato alla Camera per Marche Nord, e il sottoscritto è candidato al Senato come lista unica nelle Marche. Quindi cedo subito la parola al professor Giovanni Mazzotta. Grazie. Buongiorno a tutti. Da un punto di vista tecnico, sono un professore universitario pensionato ufficialmente ma ancora a contratto con l'Università di Perugia e che muovo il mio impegno dentro l'Umbria, ma mi sono prestato, siccome al confine ho lavorato sempre tra Fabriano, Sassoferrato, Cerreto, quindi diciamo sulle colline, e Matelica, mi sono prestato a dare una mano a questa regione. Io sono onorato di stare in mezzo a persone normali, persone che si impegneranno a portare, per così dire, lo spirito cristiano e umano in questa, diciamo, campagna elettorale. Mirko ha già detto che siamo nati dal Popolo della Famiglia. Io c'ero lì su quella piazza, ho sofferto le decisioni successive e lentamente ho maturato che se noi, ho detto scherzando su Facebook stamane, se in Parlamento non si va con 4, 5 o 25 deputati che sono capaci a mettere il chiodo sulla coda del serpente nella politica quando sta svirgolando dai valori naturali, allora siamo finiti. Rispettiamo tutti, ma ci daremo da fare per portare in Parlamento un gruppo di questi coraggiosi rappresentanti. Grazie. Aspetta. Allora, io sono Ombretta Gentili e non ho mai fatto politica, non ho mai pensato di fare politica, fino a quando ho iniziato io sono un ex docente di lettere, adesso ricopro il ruolo da dirigente scolastico nell'ambito della regione Marche e mi sono resa conto degli innumerevoli problemi vivendoli in prima persona. Io penso che per fare politica è importante vivere, sperimentare in prima persona proprio le situazioni, in quanto ne hai una visione, una percezione autentica. Io in quanto dirigente vivo a contatto con le famiglie e vedo la famiglia che è esasperata, la famiglia in crisi non soltanto economica ma anche in crisi valoriale e si sta perdendo e di questo ne fanno le spese soprattutto i bambini, gli alunni. Io sono oltre che dirigente scolastica madre di 3 figli, ho un bambino di 5 anni, ne ho un'altra che ha 9 anni, un altro di 11. Quindi mi sono sentita in prima persona investita di questo compito importante
proprio detto dobbiamo noi che viviamo dal basso le situazioni, che ne percepiamo i bisogni, scendere in campo per poter lottare e dare una dignità a una famiglia che sta perdendo il proprio valore. La famiglia, non dimentichiamocelo, è la prima istituzione, addirittura la famiglia fonda lo Stato, non è lo Stato a fondare la famiglia, e la famiglia sta urlando il proprio disagio. E io anche nell'ambito della scuola bisognerebbe dare uno slancio maggiore alla scuola, investire nel capitale umano, perché investire nel capitale umano significa promuovere la nostra economia, in quanto formare i bambini significa dotarli di quelle competenze, di quella competitività che è spendibile anche in un panorama internazionale ed europeo. I nostri bambini non hanno una scuola di qualità. La scuola di oggi è una scuola che vive nell'economicità, con la riduzione delle risorse, classi complesse e molto numerose, e manca l'attenzione alla persona. La persona intesa appunto in senso alto, come persona di mari terme, ma anche persona nel pensiero cattolico. Io ricordo addirittura Wojtyla, il Papa Wojtyla, in tal senso ha speso tantissime parole e pensieri riguardo questo personalismo incentrato sulla persona nel suo valore più alto, come anima e come corpo. Allora io ho deciso di scendere in campo perché mi sono resa conto che questo mondo lo dobbiamo cambiare, non dobbiamo arrenderci, se no non ci sarà più posto per la famiglia nella nostra bellissima nazione che è la nazione italiana. E in questo senso sto qui e cercherò di lottare e di portare avanti questo pensiero con tutta me stessa. È la prima volta che veramente sposo un movimento politico con convinzione e con tenacia. Sì, volevo aggiungere un aspetto. Perché abbiamo scelto proprio Mirko De Carli e Maria Di Nolfi, che hanno esperienza politica? Perché loro vivevano già nei palazzi dorati e nelle poltrone ovattate. Maria Di Nolfi era nel PD, aveva fondato il PD, Mirko era a Bruxelles. Però loro hanno deciso di lasciare quei palazzi e quelle poltrone per incamminarsi e per rimanere fedeli ai valori, costanti ai valori. Quindi loro conoscono le dinamiche, conoscono il modo di fare del palazzo e hanno deciso di lasciare la carriera politica per seguire noi, per imitare noi, per una nuova società, una nuova politica. Perché oggi vediamo che la classe politica vive nei privilegi, nell'opulenza e ha abbandonato le famiglie e i più deboli. Proprio l'altro giorno, l'avete pubblicato voi giornalisti, una donna è morta a causa della malasanità. Dovevano fare la visita, non gliel'avano fatta, l'avevano procrastinata e nel frattempo purtroppo ha avuto un infarto ed è deceduta. Quindi questa scarsa attenzione verso le famiglie e verso i più deboli, perché ormai sono distanti anni luci da noi. Quindi la necessità è riportare parsimonia e sensibilità all'interno dell'amministrazione politica. Quindi noi ci poniamo come popolo della famiglia, il popolo della famiglia è l'unico, dico l'ultimo, baluardo a favore, in difesa delle famiglie e dei più deboli. Quindi ci presentiamo da soli e pertanto inviteremo tutti i cittadini, tutte le famiglie, proprio, ripeto, persone per bene, persone che lavorano, persone che hanno famiglia e persone che fanno della loro vita una parsimonia, un'attività moderata, mite, e sempre all'attenzione e in favore dei più deboli. Quindi questo è il popolo della famiglia e ci tengo proprio a puntualizzarlo. Grazie, adesso c'è la parola a Mr. Carli. Grazie Alessandro, grazie Giovanni, grazie Ombretta, grazie a tutti voi candidati e non che sono qui presenti in questa bella conferenza mattutina. Ma voglio dirla Alessandro, brutta gente di Noce De Carli, perché ovviamente diamo molto fastidio. Quando qualcuno parla male di te o parla contro te vuol dire che stai facendo qualcosa di buono in giro per l'Italia. E di fatto è quello che abbiamo cercato di fare con molta umiltà e con molto coraggio allo stesso tempo. Credo che il popolo della famiglia sia l'unica realtà interessante di queste elezioni. Tutto il resto sono cose di una banalità e di una tristezza assoluta, devo dire. Avete visto che sono stati presentati un centinaio di simboli, già cassati decine, tra cui la cosa che mi ha fatto più sorridere è il simbolo storico della Democrazia Cristiana.
Cioè, mi hanno fatto una capatanta quegli amici che conosco benissimo, dicendo facciamo una federazione, facciamo un'alleanza, facciamo, manco sono stati capaci di presentare un simbolo, non dico le firme, capito? Quindi evidentemente forse hanno fatto politica, ma hanno cattiva memoria di come si faceva politica. Allora, il nostro simbolo è stato depositato correttamente, con le firme vi annuncio che stiamo arrivando all'obiettivo serenamente. Non fatevi prendere dagli allarmismi da chat inutili, come li chiamo io, il lavoro è stato fatto per bene, stiamo chiudendo anche gli ultimi situazioni come Milano, dove abbiamo una corsa finale da fare, ma arriviamo tranquillamente, perché in politica ci vuole polso fermo e grande calma, non farsi prendere dall'emotività, altrimenti si perde quella che è la cosa più importante in politica, che è la lucidità. Siamo qui nelle Marche, che le Marche è stata una grande soddisfazione per il popolo della famiglia, perché è stata una regione che ha dimostrato in pochissimo tempo quanto su questi ideali e su queste proposte molto concrete, le abbiamo dette l'ultima volta a Potenza Picena con la nostra grande amica Lena, che è presidente del circolo locale e nostra candidata, che dopo si presenterà come tutti. Chiedo un minuto a testa ai candidati perché devo fuggire verso un posto molto vicino, Bardonecchia, cioè dove vado in conferenza notturna sulle piste di sci. E quindi mi sono già attrezzato, come vedete, per arrivarci tra poco. E l'obiettivo che abbiamo qual è? Quello di spiegare che noi non siamo come le altre forze che fanno i manifesti, lo dicevo ieri notte, siamo per la famiglia tradizionale, la famiglia naturale, eccetera. Noi siamo per la famiglia, noi siamo persone di buon senso, non abbiamo bisogno di fare slogan comunicativi efficaci per accalappiare il voto di qualche persona che è ancora indecisa. Le persone che ci vogliono votare sono quelle che sanno bene di che cosa stiamo parlando. Non abbiamo bisogno di inventarci etichette facili o di facili consumo per convincerle. Parlare di famiglia, parlare di vita, parlare di libertà, per noi vuol dire reddito di maternità, per noi vuol dire fisco a misura di famiglia con figli, per noi vuol dire garantire la possibilità ai giovani di accedere alla prima casa o all'affitto per la prima casa, per noi vuol dire garantire la possibilità alle donne e agli uomini di avere la domenica di riposo e non la domenica regolarmente al lavoro. Per noi vuol dire garantire alle aziende che investono in Italia col Made in Italy la possibilità di farlo, ma riversando tutti gli utili non all'estero ma qui in Italia. Vuol dire soprattutto togliere dalle scuole, dai luoghi dell'educazione dei nostri più piccoli, dei nostri figli, dei nostri nipoti, quelle schifezze come il gender, non garantire più che lo Stato decida che cosa è giusto come trattamento sanitario per i figli, ma che sia la famiglia a garantirlo. Per questo siamo per l'abrogazione della legge Lorenzin, l'abbiamo scritto. Altri l'hanno detto, noi l'abbiamo scritto, ho sentito Matteo Salvini, che ha la barba un po' più curata della mia, ma abbiamo somiglianze fisionomiche abbastanza riconosciute dalla stampa, il quale ha detto siamo per i vaccini ma contro l'obbligo vaccinale, non si è capito che cosa volesse dire, era il classico cerchio bottismo politico per non cercare di prendere posizione. Noi l'abbiamo detto, abrogazione della legge Lorenzin. Come sul gender, non ho sentito parole chiare dagli altri partiti e dagli altri schieramenti. Noi abbiamo detto una cosa chiara, l'educazione all'affettività, alla sessualità è responsabilità della famiglia, non delle scuole e non dello Stato. Quindi modificheremo quel famoso comma 16 della legge sulla buona scuola che prevede l'introduzione del gender nelle attività extracurriculari. Il nostro programma, che invito a consegnarlo alla stampa se non è stato ancora consegnato, che è frutto di 2 anni di lavoro, trovate dentro tutte le proposte per cui vi ho rotto le scatole nel mio giro per l'Italia in tutte le conferenze, trovate anche altre proposte belle e buone presentate dai tanti, noi abbiamo raccolto, sono state inviate, le abbiamo raccolte insieme all'amico Fabio Toriero e le abbiamo confezionate in un unico documento. Dimostrano 2 cose, primo che non siamo un partito monotematico ma siamo un movimento che parla di tutti i temi e che ha in famiglia, vita e libertà le stelle polari attraverso le quali orientare con la dottrina sociale della Chiesa Cattolica le proposte programmatiche. Secondo, che siamo un voto utile perché chi voterà per noi saprà che su queste proposte le metteremo al centro di un dialogo con qualsiasi altra forza politica per la formazione di un futuro governo. Quindi sappiano che la prima cosa che chiediamo è la cancellazione della legge sulle unioni civili, primo obiettivo, l'ho detto io per primo, mi pare qua nelle Marche, durante una conferenza pubblica delle mie, e seconda cosa l'introduzione come provvedimento nei primi 100 giorni di governo del reddito di maternità. Quindi parole chiare, patti chiari, amicizia lunga, non ci fidiamo di nessuno. Lo dico a tutti quelli che mi scrivono, ma perché non fate alleanze con Fratelli d'Italia che ha detto che è per la famiglia tradizionale naturale? Sono gli ultimi con cui mi allerei,
perché sono quelli più pericolosi, perché quando uno cerca di andarti a raccattare i voti con qualche slogan facile, vuol dire che è inaffidabile su tutti i fronti. Ma guardate bene che questa inaffidabilità l'ho verificata sul campo, perché basta andare a vedere i voti parlamentari e come si sono comportati i vari gruppi parlamentari. Tutti hanno astenuti, assenti, voti contrari o voti favorevoli su tutti questi temi ideologici. Quindi non ci si può fidare di nessuno. Per noi i 5 Stelle sono uguali al centrodestra, sono uguali al centrosinistra. Se dovremo dialogare con qualche forza politica di queste, diremo va bene, dialoganti, ma a schiena dritta su questi principi che per noi sono essenziali, noi non andiamo a compromessi con nessuno. Pronti a far cadere governi, pronti a far cadere parlamenti, all'opposto di quello che ha fatto il buon bisbetico domato Maurizio Lupi o Angelino Alfano, che ormai vanno di qua, vanno di là a seconda delle convenienze elettorali che hanno, perché il vero giochino simpatico di queste elezioni non sono i plurinominali, sono gli uninominali, che sono per le coalizioni i posti più ambiti al mondo. Ma l'avremmo potuto fare anche noi, lo dico ai giornalisti, eh? Il nostro simbolo, che è quotato dai sondaggi già oltre il 2%, faceva gola al centrodestra. Averlo nella coalizione, garantendo magari a due o tre di noi un paradiso economico per gli anni a divenire, poteva essere una soluzione assolutamente praticabile. Ma quale coerenza avremmo avuto col nostro popolo, il quale con noi sta facendo tutta questa fatica da ormai 5 anni e passa? Quale coerenza avremmo avuto con tutta quella gente che si è spesa in questi mesi a fare circoli, a organizzare conferenze, a rimetterci di tasca propria, a fare fatica enorme per radicare un movimento che non gli dava nulla se non gli chiedeva fatica e investimenti? Perché noi non abbiamo dato nulla, non garantiamo poltrone, non garantiamo interessi, garantiamo solo un'unica cosa, che sui valori che sono a fondamento del nostro progetto politico saremo leali, trasparenti, onesti e chiari. Dico un'altra cosa per chi ci vuole votare: questo non è un voto cattolico, questo non è un movimento dei cattolici, anche perché, ripeto, facciamo a volte molta più fatica con i cattolici che fuori, diciamo, dagli ambienti tradizionali del cattolicesimo. Perché dico questo? Perché noi siamo aconfessionali, l'ho detto in un'intervista di ieri, su questi valori ci uniamo con tutti coloro che li condividono. Benedetto XVI ce l'ha insegnato, è il livello della ragione che consente di poter arrivare a comprendere la validità di un valore in sé. Allora noi su libertà, su vita e su famiglia, sulle proposte concrete che ho detto prima, io credo, come vedo nelle mie conferenze, ci sono tanti atei, tanti agnostici, tante altre confessioni religiose. Ieri a Rimini, che ho presentato i candidati riminesi, c'erano gli evangelici, ci sono gli ortodossi, altre religioni diverse da quella cristiana. Perché? Perché l'abbiamo detto ai Family Day, questi sono presupposti antropologici e costituenti. L'Assemblea Costituente ha visto presentare e proporre l'articolo 29, che recita, che è quello su cui si poggia la nostra riflessione politico e culturale, che recita: la famiglia, la Repubblica Italiana riconosce la famiglia come società naturale. L'ha proposto Palmiro Togliatti, segretario del Partito Comunista Italiano, e allora era convivente morexorio con la futura Presidente della Camera Nilde Iotti, quindi non è che fosse in una condizione di vita a livello, diciamo, per noi cattolici per corretto e opportuno. Però l'ha proposto lui perché? Perché lo slogan dei comunisti era la famiglia prima di tutto, pensate voi, lo fecero i comunisti nel dopoguerra, perché quel valore era connotato con l'humus della civiltà e della cultura di quegli anni. È oggi che sta succedendo l'opposto, ovvero il diritto positivo, le leggi che fanno gli uomini, vuole sovvertire il diritto naturale, che è quello che da millenni è immutato. Il diritto positivo, avvocato Nardozza, è immanente, giusto? Il diritto naturale è, esatto, non è mutevole. Ok? Questa è la grande differenza che abbiamo. Abbiamo anche degli avvocati che ci confermano le baggianate che a volte ci scappa di dire, e per quello chiedo sempre conferma. Però questa è la differenza. Oggi abbiamo un diritto positivo che invece sta cambiando il diritto naturale. Non è mai successo né nelle Costituzioni né nelle leggi ordinarie. E allora dobbiamo preoccuparci. Sempre caso Lorenzin, che abbiamo visto, va a modificare la Convenzione di Oviedo, va a modificare gli articoli della Costituzione, l'articolo 32, il gender e le unioni civili vanno a toccare i principi costituzionali sull'educazione, va a toccare l'articolo 29, cioè stiamo facendo sì che il diritto che si sta materiale producendo attraverso anche sentenze o altro va a modificare in maniera violenta i principi su cui si è fondata la nostra civiltà da millenni, non da anni o da mesi. Siamo quindi una forza costituente
E in questo voglio dire una cosa che è fondamentale. A tutti coloro, noi non chiediamo il voto a tutti, non vogliamo che ci vengano a votare coloro che non ci credono, anche perché verrebbero solo per dei posti o verrebbero solo per degli interessi, e non sono certo un elettorato che interessa al popolo della famiglia. Voi forse vi stupirete perché direte: ma Mirko, dovrai chiedere i voti. No, io a quelli voti non li chiedo, non li voglio. Non voglio che vengano persone nel popolo della famiglia a votarci o a iscriversi che non credono in quello che diciamo, perché questo non è posto per loro. Noi vogliamo esclusivamente coloro che credono in quello che diciamo e lo vogliono professare e testimoniare con la loro vita. Questo è quello che chiediamo, e sappiamo che oggi di sicuro ci sono, c'è un milione di italiani, migliaia di famiglie che hanno già dimostrato con i due Family Day, con la piazza di Pesaro contro la legge Lorenzina ad agosto, che siamo un popolo pronto ad autorappresentarsi. Bisogna fare la fatica già fatta di raccogliere le firme, grandi marchigiani che hanno fatto un lavoro incommiabile con gazebo, banchetti, incontri, iniziative, bravi tutti i circoli che hanno lavorato in maniera straordinaria, ma soprattutto pronti a fare la croce sul simbolo, perché qui non ci sono candidature più o meno importanti, sono le uniche cose che conta è portare il simbolo in Parlamento. Vi faccio un esempio: negli altri partiti andate a vedere gli uninominali e le cinque capolisture plurinominali, se ne sono usate tutte i leader, tutte, per avere la garanzia di scattare almeno in un seggio. Nel popolo della famiglia, e ve lo dice chi aveva la matita in mano di composizione delle liste, per cui Giovanni Mazzotta è qua nelle Marche, nel popolo della famiglia c'è una capolistura ciascuno, a casa propria, ci misuriamo dove siamo, perché se non c'ho manchi voti io, che responsabile nazionale sono? Tenete conto che io in Romagna non sto facendo campagna elettorale, cioè la fanno gli altri per me, quindi sono a rischio, diciamo. Ma la dimostrazione è questa, cioè dobbiamo essere capaci di mostrare che prima c'è il movimento e poi i destini personali di ognuno di noi. E mentre gli altri fanno cinque capolisture, gli uninominali per trovare tutti i giochini per riuscire ad arrivare, noi abbiamo detto: Gianfranco Amato si candida a Varese, De Carli si candida in Romagna, Adinolfi si candida nel Lazio, e siamo a posto. Di Matteo in Sicilia, e i responsabili nazionali si giocano la partita a casa loro, e negli altri territori tutte persone del posto che ci mettono la faccia. Quindi, augurandovi una buona campagna elettorale, l'invito che faccio a tutti è di seguire la campagna elettorale del Popolo della Famiglia, perché sarà fatta sulla strada, non sarà fatta attraverso le solite modalità comunicative che pervadono le varie campagne elettorali. Le faremo con i banchetti, le faremo con gli incontri in strada, le faremo mobilitando il nostro elettorato, ma amici, con la consapevolezza che dovete prendere la vostra agenda WhatsApp e pensare che almeno 3 persone ogni 100 di quelle che avete dovete essere certi che ci votino. Questo deve essere l'obiettivo che ognuno di voi come candidato deve avere. Poi sul resto cercate di far arrivare, come i Cesenati hanno fatto, in ogni casa di ogni Cesenate un manifesto del Popolo della Famiglia con una spedizione postale. Almeno che non possano dire i cittadini che non sapevano che l'offerta politica coerente sui loro valori, se ci credono naturalmente, c'è. L'augurio di una buona campagna elettorale. Adesso chiedo ad Alessandro, Giovanni e Ombretta di presentare i candidati, un minuto a testa, perché il volto dei candidati oggi, ora, è il volto del Popolo della Famiglia. Un abbraccio e sempre in lotta, ragazzi. Cominciamo con la Camera, dopo Ombretta Gentili, Andrea Quaglietti. Allora, saluto tutti quanti, Andrea Quaglietti del Collegio Marche Sud, della circoscrizione numero 1, all'uninominale, e la mia posizione, ecco, io ho deciso di scendere in campo proprio con il Popolo della Famiglia, perché il 4 marzo il Popolo della Famiglia è l'unica formazione politica che rimette al centro dell'attenzione politica i veri problemi che hanno tutte le famiglie in Italia. Famiglie che hanno avuto e subito una crisi, e nel nostro territorio ricordiamo anche il terremoto che ha colpito molte famiglie. E quindi l'impegno mio è proprio quello di riportare l'attenzione delle famiglie all'interno della politica, perché in questi anni purtroppo le leggi che sono state fatte mette a serio rischio il futuro dei nostri figli. Siccome anch'io ho 4 figli e 5, uno in cielo, penso che questo impegno sia importante proprio per loro, non tanto per noi, ma per loro, per i nostri figli. Grazie. Sì, buongiorno, sono Domenico Gallo,
sono anch'io, faccio parte di questa, avventura, perché per me pure è un'avventura, prima volta che, mi candido ovviamente a un partito, prima volta che faccio tutte queste cose, vengo dai Family Day. E la mia scelta tu stavi anche sulle SIP, senti, negli impiedi. Racconta come ci siamo, come ti ho chiamato, che... ti vuoi fare il circolo. Tanti giornalisti se guardiamo, sono andati, facciamo una cosa. Se le guardiamo tutte adesso, insomma, più che altro l'impegno mio è nel, rinnovamento dello spirito, ecco. E sono nel, diciamo, nella comunità Magnificat, che è una comunità che fa parte del rinnovamento dello spirito, che mi ha aiutato tantissimo a raccogliere firme, perché non c'ho avuto neanche bisogno di andare alla chiesa, ma già lui mi telefonava, oh, ma come fai a firmare? Io ho detto, vabbè, arrivo adesso. E alla fine non ho potuto neanche raccoglierle tutte, perché c'è stata pure l'influenza di mezzo, insomma, per cui... Ecco, dicevo, il mio impegno è derivante dai Family Days, e soprattutto dal fatto che... tutte le istanze che erano state richieste, questo movimento grosso di popolo, che è stato il secondo soprattutto dei Family Days, è stato completamente disatteso a livello politico. E quindi ho pensato che non sarebbe stato più possibile proseguire in quella strada, nella strada della manifestazione di un intento, ma bisognava andare a colpire proprio dove a loro faceva più male. E io parlo dei personaggi che abbiamo al governo adesso. E questo è il motivo del mio impegno, e sono tanto contento di avere delle persone come voi vicine, perché mi ci rispecchio proprio anche da un punto di vista non solo umano ma anche spirituale. E è una bella avventura che stiamo facendo, e siccome sono sicuro che lo facciamo per il Padre Eterno, sono sicuro che anche a lui farà piacere. Volevo dire una cosa amichevolmente. Accennato prima al motivo spirituale, sia Bauman che Edgar Morin, uno è filosofo, la società liquida, l'altro invece è un pedagogista, dicono che fa parte nel processo educativo anche, lo mettono in fondo, ma c'è l'aspetto spirituale, cioè quello che in questa società stanno cercando di distruggere assolutamente, invece esiste, perché anche l'ateo che dice di non credere crede a qualcosa. Quindi non è vergognoso credere, è un aspetto importante. E quello che invece ci preoccupa è che se passano il 4 marzo, ci dobbiamo dare da fare, se passa la legge sull'omofobia, al secondo punto c'è scritto credere in un qualcosa di onnipotente, due, frequentare la chiesa. Capite ragazzi? Diamoci da fare. Dai, Rusici, croata di adozione. Come no? Grazie. Allora, mi chiamo Rusa Anic, tanti mi conoscono come Lena, sono felicissima di far parte di questa famiglia, di questo popolo della famiglia. Come diceva Umbretta, le famiglie gridano, io sono felice doppio perché come catechista da quasi 20 anni, finalmente i miei ragazzi possono vedere il mio volto, che io veramente tutto questo che gli avevo insegnato in questi anni di catechismo ci credo fermamente, che Gesù è la via, la verità e la vita. Lui fa parte di ognuno di noi, Gesù fa parte delle nostre famiglie e del nostro cuore. Allora, essere, portare la verità in questo mondo dove tutto passa e proprio la verità viene un po' scansata o non accettata, io penso che possiamo essere soltanto fieri di partecipare a questo movimento, a questa grande forza, che io sono molto più ottimista di tutti noi, che noi arriveremo veramente in alto, perché veramente Gesù è con noi. E sono sempre, più vado avanti, più mi convinco di questa certezza della sua presenza, perché anche la gente, quando parliamo di questo movimento, felici, perché come abbiamo scoperto una cosa nuova, una cosa meravigliosa che ci dà veramente
un nuovo respiro in questa Italia che è rimasta senza morale, senza etica, senza niente. Essere noi portatori di questa grande, grande gioia, grande novità, che veramente io ringrazio a chi lo ha pensato e grazie a Dio chi è stato illuminato per primo, da Mario, da Mario. Grazie a tutti voi, speriamo che questi che ci vedono per strada, che si accostano e che possono veramente anche loro partecipare alla nostra gioia, al rinnovo della nostra bella Italia. Grazie a tutti. Grazie. Avvocato Maurizio Nardozza. Comodi. Allora, infatti il microfono mi ricorda sempre il tribunale, non so perché. Comunque, niente, io voglio ringraziare Mirko perché ogni volta che lo sento, quando una giornata comincia storta, dovrei sentire sempre parlare Mirko perché così mi rianima. Noi sostanzialmente abbiamo sempre detto, venivamo da un momento buio, buissimo proprio della storia politica italiana, in considerazione del fatto che avevamo visto una politica spregiudicata oramai da tutti i punti di vista, una politica che ha cercato di schiacciare le volontà di ogni individuo esatto, esattamente, alla massificazione e soprattutto io avevo perso le speranze dicendo io fondamentalmente non ci credo più nella politica, avevo buttato i remi in barca, diventando poi padre di una bambina mi sono detto che forse sbagliavo e stavo sbagliando, però dovevo cercare qualcuno che meglio potesse rappresentare quelli che erano i miei valori che avevo acquisito non 10 anni fa, ma dopo la nascita di mia figlia. E poi ho incontrato chiaramente questo signore qui che ha illuminato i nostri cammini, anche in considerazione di tutte i principi che spero si possano veramente far valere nelle sedi più opportune. Leggevo ieri un articolo sul giornale nel quale dicevano il Popolo della Famiglia tra i diversi candidati e le liste presentate dicevano si immolano a diventare una forza politica in Parlamento con poche possibilità considerato le esperienze solo ed esclusivamente nel campo delle amministrative non politiche. Beh, io sono convinto che invece noi saremo la novità e soprattutto noi saremo quella che è la speranza di poter sostanzialmente arrivare lì e dire ci siamo anche noi e oggi farete i conti con noi. Ombretta Schiarini. Ombretta Schiarini ha comunicato che non può essere presente. No, non c'è Ombretta, quindi non la potete conoscere. Di Fabriano ha degli impegni, lei la tecnica di radiologia, quindi non ha potuto prendersi il permesso. È precaria, dopo 10 anni, ha detto, dice Giovanni, dopo questa esperienza mi sa che non mi confermano. Sapete che l'asuro a Fabriano è rossa, dice, buonanotte. Cioè, le marche, scusate. L'ho presentata ad ogni modo. È contenta di gareggiare. Sì, sì, anzi, ha avuto coraggio perché se no precaria. Paolo Carletti. Ah, eccolo, Paolo. Ecco Paolo Carletti. Paolo. Paolo. Io non ho molto da dire perché le cose che sto per dire le avete già dette voi. Cioè, io non ho fatto mai politica attiva in vita mia. Ho votato un po' diversi movimenti, diversi partiti, salvo poi restare deluso il giorno dopo o poco tempo dopo. Ho partecipato a tutti i Family Day e mi sono accorto che l'ultimo Family Day non è stato ascoltato nonostante fosse quello più, diciamo, più partecipato. La legge sui diritti civili è stata imposta al Paese e al Parlamento e questa non è democrazia. Ho partecipato all'Assemblea Nazionale di Roma, del Centro Congressi, e da lì mi sono accorto che bisognava fare qualcosa. Non potevo tirarmi indietro. E quindi mi riallaccio a quello che ha detto Domenico.
No, cioè è chiaro che l'impegno è un impegno di tempo, energie, ti puoi perdere gli amici, magari qualcuno te ne fa, ma qualcuno te ne perdi. Quindi non è, metterci la faccia non è sempre semplice, però questa volta mi sono sentito proprio, non potevo tirarmi indietro. E io che non ho fatto mai politica attiva, a Roma ho fatto la tessera, la prima tessera politica di vita, della vita mia, e dopodiché quando c'era bisogno di qualcuno, mi hanno chiesto se c'era la disponibilità ad accettare la candidatura, pure lì ho accettato chiaramente. Spero di non essere eletto, nel senso che... non è che voglio andare in Parlamento, però voglio sostenere il movimento, Giovanni Girolametti, supplente lui. No, ah sì, scusa, il professore è sempre puntuale. No, poi Gabriele Fiarella, eccolo là. Il nostro, devo essere sincero, mi ha scritto tante volte, guardi, dice Giovanni, aggiusta qui, aggiusta lì, dico, ma io C1, CP2, non capisco più niente, la barretta sopra, sotto. Grazie. Allora, Gabriele Pirella, io vengo inizialmente da una famiglia, diciamo tradizionale, mio padre ha 90 anni, mia madre 85, però ecco, ringrazio loro che mi hanno portato sempre a messa tutte le domeniche, quindi da lì è partito tutto. E poi ho fatto, sono stato diciamo ambientalista al WWF, poi ho aperto il centro di aiuto alla vita di Iesi, e a Iesi è bello perché non si fanno aborti, e, tra cui c'è anche l'adorazione perpetua, che penso che quello sia una cosa che ha inciso molto. E, quindi ecco, è inutile che dico tutti i temi fondamentali di questo partito, voglio dire soltanto una cosa, che presa dalla prima lettera di Pietro, secondo me noi siamo quello che c'è scritto qui, nel Parlamento. Ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta preziosa, e chi crede in essa non resterà confuso. Secondo me noi dovremmo essere quella pietra in cui chi ci inciampa, come dice dopo, o chi ci costruisce, quindi noi potremmo costruire una bella cosa in cui gli elettori non dovranno essere confusi, ecco, sia nell'onestà che nel valore che portiamo. Rosa Gaffuri. Rosa. Ciao a tutti, e, appunto mi chiamo Rosa Gaffuri e anche io non sono una politica, sono una semplice cittadina, infatti come lavoro svolgo il lavoro di collaboratrice scolastica, sto insieme ai ragazzi e dunque mi sento di voler partecipare con gioia a questo progetto meraviglioso perché per dire in nome della verità, perché credo che tante menzogne sono state dette fino adesso. Purtroppo tante persone ci sono cadute, io stessa, e voglio solo dire una cosa, che di fronte a un governo di morte vogliamo essere veramente una luce di speranza e riportare speranza in tutte queste famiglie disastrate, distrutte dagli aborti, dalle DAT, dal divorzio breve. Io voglio dire una cosa, parlo di la mia esperienza personale, veloce, però per poter dire una cosa, io sono divorziata e sono stata vittima in qualche modo di questo sistema così menzognero, dal divorzio facile, dal divorzio breve ultimamente, dove ti dicono quasi guarda la porta è aperta, vai incontro a quella felicità superficiale fatta soltanto di abbaglio. Io credo una cosa, che l'informazione è alla base dell'essere umano, che la persona deve essere veramente informata riguardo alla conoscenza di se stessi. Innanzitutto dobbiamo partire da noi, perché se non conosciamo noi non riusciamo a metterci in relazione con l'altro. È importante sapere da dove partiamo, chi siamo, dove stiamo andando e dove andremo. Solo così possiamo incontrare prima noi stessi e poi gli altri.
Io credo che l'incontro con l'altro avviene attraverso questa conoscenza dell'essere umano, che è fatto di emozioni, di valori e di credere in qualcosa che va al di là a volte delle nostre aspettative. Questa l'ho vissuta sulla mia pelle e voglio essere veramente un aiuto, una speranza per tutte quelle mamme e quei papà che si stanno separando, di queste famiglie, questa piaga veramente sociale che sta mettendo a dura prova tutti quanti, tutti, da prima i bambini, i figli, poi i genitori e poi gli anziani che vengono lasciati soli proprio in virtù di questa grande mancanza. E quindi eccomi qua, ho offerto la mia vita, offro la mia vita per questo progetto e quello che Dio vorrà, e ringrazio tutti coloro che crederanno e ringrazio Dio. Grazie. Rosanna Chiaromonte. Allora, buongiorno a tutti, io faccio parte invece di quelle cristiane cattoliche praticanti che non si sarebbero mai voluti sporcare con la politica, e che era bene rimanere nelle proprie chiese, nei propri cenacoli a pregare. Poi ho capito che invece in quel cenacolo, quando è sceso lo Spirito Santo, sono usciti fuori due a due e sono andati ad annunciare sui tetti la verità. E allora, visto che mi era stata offerta questa opportunità, questa chance, non ho potuto dire di no, avrei voluto dire di no, ma non l'ho potuto. E allora l'ho vista una chiamata, e allora sono uscita proprio col Popolo della Famiglia, perché rispecchiava, mi sono riconosciuta. E anche nel raccogliere adesso le firme, io mi sono accorta che non ho convinto nessuno, era la gente che da solo si riconosceva in questa idea, in questa necessità, in questo bisogno. E quindi un'altra cosa che voglio dire è che parlando con qualche collega, sono insegnante, no? E allora mi veniva riconosciuto come, loro vedevano come un partito, un movimento monotematico. E perché insomma le pensioni e questo e quell'altro, e non hanno capito che la società è la famiglia, è la cellula della società, e la famiglia è stata attaccata, è stata distrutta. Io sono ingegnere insegnante, però io medico, e penso che, di non sbagliare, quando una cellula si ammala l'organismo sta male. E noi non solo dei batti totali della farfalla, ma anche una cellula che si ammala fa male. E quindi noi siamo scesi in campo per sanare questa cellula, che già da Fatima ce l'avevano detto che sarebbe stata presa d'attacco, noi cristiani lo sappiamo, no? Per cui ci auguriamo che, sanando questo, tutto il resto verrà sanato, pensioni, vantaggio. Abbiamo anche dei programmi ben precisi, specifici, però vogliamo veramente sanare la famiglia. E un'altra cosa qui tenevo a dire è che noi finalmente, in questo in cui tutto è relativo, vogliamo essere annunciatori della verità. Ci sono partiti che si sono ispirati a Marx, a quant'altro, noi ci ispiriamo a Cristo, scusate se poco. Per noi, cioè, ci ha creato, no? Per cui sa come siamo fatti. E come insegnante ho partecipato ad esempio a un corso di formazione in cui veniva detto che il problema dei giovani è quello di non avere regole, no? Le regole sono fondamentali. Noi sappiamo, come cristiani, che ci accusano anche di avere questi 10,10, ne abbiamo noi di regole per essere felici, cioè le regole non piacciono, lo sappiamo, perché ci sembrano che limitano la nostra verità e la nostra libertà, scusate, però è proprio con queste regole che noi saremo liberi, e per noi cristiani saremo liberi proprio, ci renderà liberi colui che ci ha creati, che ci ha fatti, quindi... Cara collega, sul Corriere della Sera di oggi, a proposito di regole, c'è due o tre collegi, chiamiamoli un liceo classico, un liceo scientifico, l'ex magistrale, che hanno fatto una scuola sperimentale, oggi una settimana di autodidattica dei ragazzi. Bene, dopo tre giorni è stato sospeso dal preside perché, come sempre, nelle gestioni cooperativiste così, una ragazza di 15 anni è andata in coma etilico con stupefacenti e altro. A questo punto la preside ha sospeso. Ma quello che mi preoccupa non è tanto la sospensione che ha fatto bene, è il professore che ha detto era una ragazza timida. Cioè la colpa
cioè voglio dire, ha pioppato alla ragazza perché era timida, perché si era intossicata, altrimenti l'autogestione andava bene. Quindi bisogna rieducare. Il PD sta mettendo tutti, ho sentito il rettore di Camerino, vero candidato? A Perugia una pediatra di Forza Italia viene da Milano, la vogliono candidare nel PD. Cioè, quindi stanno già creando, per così dire, l'intelligenza, chiamiamolo in questo modo, dice adesso non la ministra del più migliore, ma la ministra, il ministro competente, per dare sempre fumo negli occhi, ma in pratica fare le solite cose. Scusa Alessandro. No, c'è anche adesso, Donatella Ruzzi. Ultima ma non ultima. No, c'è una celeste. Allora, buongiorno a tutti, io sono Donatella Ruzzi. Mi presento sempre così e lo faccio con orgoglio, sono una mamma. Una mamma grazie a Dio ho una bellissima famiglia. E è proprio la famiglia, il motore, quello che mi spinge ad essere qui oggi. Mai avrei pensato di fare politica, questo toglie anche del tempo. Oggi potevo essere al lavoro o potevo essere con la mia bambina. Oggi invece sono qui proprio perché abbraccio interamente e con convinzione tutti quelli che sono i valori del popolo, della famiglia. E mi auguro veramente che tutti quanti vedano questa come una possibilità di un grande cambiamento, la possibilità di rimettere la famiglia al centro di tutto, perché è la famiglia, è attraverso la famiglia che possiamo migliorare le cose, è da lì che si parte. Adesso la nostra nonna celeste. Fate bene a battere le mani, ma non a me, a Dio lassù, perché non sono gli uomini che mi hanno portata qua, ma lui ha dovuto togliermi da una sentenza di morte. Io ho iniziato a stare male il 26 di giugno scorso, ne sono venuta fuori, era il 30 di novembre, passando attraverso 3 ospedali, San Benedetto, Fermo, Iesi, per poi a un bel momento, sempre mi è stato ripetuto che non c'erano speranze, ho visto medici alzare le mani proprio così materialmente, e io che alla fine dico, beh signore mio, sono sempre stata disposta a fare la tua volontà, però che morte strana, poco piacevole, volevo morire sulla breccia. Evidentemente è passato l'angelo, ha detto amen. Due ore dopo che i medici avevano chiamato i miei figli, che ce l'ho per motivi di lavoro a Milano e su Roma, nonché in Toscana, sono venuti e dice, ma dov'è? Io mi ero alzata ed ero andata a giocare a carte nella cameretta. Due ore dopo, che lì pareva non ci fosse più nulla da fare. Quindi è a lui essenzialmente che io, non vi nascondo che non sapendo come testimoniare a questo grande Dio che mi ha dato delle consolazioni in questi giorni sognate da decenni. Pensate che questa donna si è sentita talmente tradita dalla società, ma soprattutto dalla politica, perché sono coloro che governano i popoli, che sono i responsabili anche dell'individuo, chiamava la politica cloaca. E mai, in famiglia e nell'amicizia diffidavo tutti dal presentarsi o aiutare a entrare nella politica, perché dicevo, in una cloaca così terribile la goccia bianca non resta bianca, ed era una verità purtroppo, perché chi aveva tentato, da purissimo che era, dopo poco, addio mia bella, addio, era appiattito in quella che è la situazione che certa gente ha portato.
Mi ricordo che anche nelle tavole rotonde dei nostri comuni, dove, perché come attività inizialmente vivendo nella Toscana a Grosseto, ma perché nativa sono di Todi, provincia di Perugia, quindi porto il cuore di Francesco d'Assisi. Però... Francesco era d'Assisi, di Jacopone, insomma, è la poesia di... Ma sono nata nella casa di Jacopone, per questo contesto. A di lui ho preso la forza della contestazione. E allora lì nella Toscana a un certo momento c'era la bellezza di vagliare tutto ponendo una nota di ottimismo anche nella disperazione più grande, e quella è stata una grande forza, cioè non perdere mai la speranza, e per me è stata una cosa veramente valida, tant'è vero che mi ha fatto, non ha fatto manco finire la persona che mi invitava a entrare in mezzo, pur non capendo nulla, perché della politica non ho più voluto sapere nulla. Quando mi si chiamava, io devo venire in mezzo a quei ladri, a quegli assassini, era l'epiteto che davo ormai, ecco, anche in pubblico. Più di una volta sono stata minacciata da persone in divisa. Ho detto, leggete i giornali, sentite la televisione e poi ditemi se non ho ragione di dire che sono assassini e ladri. Tra tutti gli indagati che ci stanno là in mezzo, dove vado a trovare? Me ne indichi uno, uno, diceva la... E si ritiravano, poveretti, era la verità, purtroppo ormai in Italia, ma... Adesso ci sarà il uno? Uno! E tutti quelli che aderiscono con fede al nostro movimento, perché come ho detto all'inizio non ci dobbiamo sentire chiamati dall'amico, dal conoscente, dalla persona che ci pensate, ma da Dio. Dio vuole che nella società e nell'umanità, perché qui non c'è più persa la religiosità, qui si è persa l'umanità. Io non mi sento più trattata, decenni, io porto su di me il 100% di invalidità, non si vede, perché il Signore nel ributtarmi sulla breccia, e chi mi conosce da tanti anni sa che ero invalida e sono stata proprio invalidata dalla testa ai piedi, sono stata con il gesso, perché allora si usava il gesso, dal collo fino all'alluce, su una tavolaccia, perché non dovevo assolutamente fare movimenti, con sentenze di tumore, e alla fine una bella reumatoide che mi ha bloccata tutti gli arti, tutte le dita, non sapevo proprio nulla. Il 2 di dicembre scorso a un medico di Iesi che mi cura dal 2004 è venuto in mente, dopo una crisi terribile che pareva che gli dovesse sparire da davanti, di usare un farmaco nuovo. Ecco, voi mi vedete, se volete, sono uscita da lì dicendo al professore, guardi, adesso mi faccia preparare una stanza, una sala da ballo, che vado a ballare. Quindi, grazie. È a Dio che noi dobbiamo rendere conto del nostro grazie. Essere fedele, io non sono fisionomista, per tutti i difetti che possibili e immaginabili ho, 86 anni, che dell'età e della genetica ce li ho tutti, però sarò sempre felice e contenta di essere in una famiglia. Grazie. Grazie. Ringraziamo anche i candidati supplenti che hanno dato il loro nominativo, altrimenti la lista non sarebbe potuta ovviamente formare. Emanuela Stefoni, Enrico Carestina,
Graziella Finali, Emanuele Lucci, Silvia Costarelli, Giovanni Gigalametti, Paola Quaranta e Luigi Ariani. Infatti qualcuno di voi vuole anche fare una testimonianza. Volevo chiudere con un avvenimento, almeno da parte mia, sa, quando inizio a parlare dei miei ricordi significa che stiamo invecchiando, io sono di là. Allora mi aggancio ad Agnese, non Agnese, ha detto due parole sui politici. La vigilia di Natale ero a fare gazebo a Piazzale Perugia. Naturalmente arrivo con la macchina sullo spazio assegnato, parcheggio e comincio a tirare fuori, gli altri amici non erano arrivati, il tavolino, due sedie, un pacco. Mentre sto scaricando c'è una macchina che si avvicina, io comincio a fare oh 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 e quella andava su a rovinarci il pacco, tutte queste robe. Gli dico piano, riconosco che una signora, lei abbassa il finestrino e dice voglio parcheggiare. Dico signora scusa, noi abbiamo affittato questo spazio al comune perché per il partito dobbiamo fare il gazebo. Ladri! Allora mi avvicino al finestrino e gli dico senta signora, ma le possibile che la faccia mia è quella di un ladro? Sono un medico, lavoro all'ospedale di Perugia. Assassino! Ma chi gli ho detto? Ma chi gli ho detto? Guardi, questo è il pieghevole dell'Umbria. Dico, guarda, la faccio parcheggiare, devo portare il caffè. Ma si ricordi, è il 4 marzo, mi raccomando. Guardi, facciamo una cosa. Prima di salutarti, intanto Giovanni bravo perché oggi il sentiment politico è questo ed è drammatico per certi versi ma molto reale. Microfono un attimo, ragazzi se riusciamo, è un appello ai candidati ma a tutti quelli che faranno campagna elettorale. Amici, adesso arriva la parte dura, arriveranno le coltellate, arriveranno il fuoco amico più violento, arriverà tutto. Quindi ora in campagna elettorale bisogna andarci nel modo che piace a noi. Noi non siamo sul ring come Apollo Creed, ma noi siamo sul ring come Rocky. E quindi dobbiamo incassare i colpi fino all'ultimo round, non cadere e all'ultimo round un cazzotto in faccia. Dobbiamo ritornare quelli, non dobbiamo, lo dico ai cattolici presenti qui, toglietevi in modo da sagrestia di ragionare, cioè siamo in campagna elettorale, si incassa fino all'ultimo round e poi si dà il cazzotto, e qual è il cazzotto? È il 3%, e quindi lo dico a tutti gli amici che in questo momento stanno facendo campagna di diffamazione a 360 gradi, ma ovviamente ho visto anche per il povero nostro Gianfranco Amato un attacco dove l'hanno definito un leghista traditore, eccetera, esatto, quindi anche Gianfranco sta assaporando quello che ormai io e Mario siamo nati nella culla con queste cose, quindi le conosciamo bene. Ripeto, alla Rocky Balboa, occhi da tigre, fino all'ultimo ring in piedi e poi il cazzotto finale per il KO tecnico. Questo è il nostro modo di fare campagna elettorale, perché noi non diamo il fianco alle polemiche sterili, stupide sul piano personale. Ieri a Rimini mi hanno chiesto cosa pensavo del fatto che Giorgia Meloni ha una condizione di vita familiare non allineata, diciamo, ai canoni della Chiesa Cattolica. Ho detto sono affari suoi. Ho detto io giudico sul piano politico i comportamenti pubblici. La vita privata ne risponderà a lei davanti a Dio, non sta a me giudicarla, perché già io sono preoccupato. Però che sappiano gli altri che noi non cadiamo e all'ultimo round li buttiamo giù. Quindi buona campagna elettorale a tutti.